cari amici telespettatori, oggi è una puntata specialissima perché abbiamo come nostra graditissima ospite Irene Cattarella, che è già stata qui nei nostri studi televisivi poco tempo fa, a dicembre, ma è talmente poliedrica, talmente talentuosa che le cose da raccontare sono sempre molte. Buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni, cara Irene. Carissima Beonida e tutti i telespettatori, un abbraccio a tutti voi e sono felicissima di essere di nuovo con te e con voi. Per chi è stato talmente sfortunato da perdersi la bella puntata di dicembre, in apertura una descrizione anche dei tuoi titoli, che non sono assolutamente pochi. Quindi poetessa lo sappiamo e siamo qui per questa ragione, ma gli altri? Ma sì, poetessa sicuramente, scrittrice, oltre che poetessa, saggista perché faccio anche dei saggi, giornalista, professoressa che è il titolo con cui io mi presento, professoressa assolutamente, e, come dicevo appunto, giornalista pure, e psicologa nel senso che sono una psicologa junghiana, sono una counselor perché sono specializzata in counseling, quindi in quel rapporto che fa in modo di far venire fuori adesso i tuoi talenti e ti fa vivere meglio nel qui e ora. E ne ho talmente tanti che pure io, studiosa della Bibbia, ogni settimana curo il commento biblico al Vangelo della settimana, appunto della domenica. E che cosa dire? Presidente di un gruppo storico che ho fondato io, sono stata presidente della FIDAPA e sono anche task force della comunicazione ora del distretto, presidente della FIDAPA di Cammarate e San Giovanni Gemini, che sono i miei paesi di origine in provincia d'Agrigento. Ora invece sono task force della comunicazione del distretto Sicilia, faccio parte pure del Rotary, Mussomeli Valle del Platani, insomma ci diamo da fare per portare in giro un messaggio di pace, di amore, di bontà, di fratellanza e sorellanza. Ecco, questi talenti rari riuniti in un'unica persona, una donna, che hanno comunque come scopo principale quello di aiutare il prossimo tramite il giusto, il bello e l'arte, la cultura in generale. Quindi una tematica che, voglio dire, Extra ha sempre coltivato e che quindi non può che avere l'onore di parlarne oggi in compagnia di una così grande interprete della cultura attuale. Una così grande interprete che proprio poco tempo fa, pochissimo tempo fa, è stata anche cantata, dato che parliamo di poesia, da Gramellini a livello nazionale. Allora, raccontiamo un po' questa news. Ma guarda, Beonida, per me è stata una gioia straordinaria. Il fatto che Gravellini abbia attenzionato il mio libro, ce l'ha sul comodino, e come ha detto appunto nel post su Facebook, è che mi ha indicato come un linguaggio nuovo, poetico, interessante. Ed è proprio accolto in pieno quello che io voglio fare. Perché? Tu mi insegni che la lingua è il sistema o la forma storicamente determinata con cui il popolo, no? I rappresentanti di un popolo parlano tra di loro e si esprimono, però si esprimono attraverso il linguaggio. E allora, se la lingua è il fondamento di una nazione, per me il linguaggio è il fondamento di una generazione. E il fondamento di una generazione, il linguaggio, appunto, deve avere le peculiarità, le particolarità di quell'epoca storica in cui uno vive e di quel modo di comunicare, soprattutto dei giovani che, come sappiamo, sono gli innovatori della situazione. Allora, io ho spiegato recentemente ai miei ragazzi San Martino di Carducci, no? E inizia la Certo. nebbia, irti colli, lo sai. Ora, irti, dire irti ora non è un È linguaggio desueto, contemporaneo, è è desueto. desueto, anche se vuol dire appuntiti, nel senso che ci sono questi colli pieni di questi alberi spogli e quindi tipo con le punte, no? Non possiamo dire irti, oppure anche sempre citando Carducci, parliamo della seconda metà dell'Ottocento, primissimi del Novecento, ma seconda metà dell'Ottocento, pianto antico, no? L'albero a cui tendevi la pargoletta mano, non diremmo mai per dire la mano di un bambino, pargoletta. Quindi però io cerco di fargli capire che in quel periodo aveva senso, perché in quel periodo si parlava così. Si faceva cultura così e adesso come posso dire, l'abbiamo detto anche l'altra volta, no? Il simbolo di questa generazione, che è una generazione interinale, internet, quindi, è sicuramente l'hashtag, che
che rende la parola internazionale. Ecco perché l'uso dell'hashtag, secondo me, è l'uso in poesia che ci permetterà di determinare il linguaggio poetico di questo periodo. E secondo me, se noi lo utilizziamo, i giovani si interessano alla poesia, la vogliono fare, la sentono come qualcosa di vicino, di proprio. È davvero uno scopo nobile e soprattutto utile al giorno d'oggi, in cui la cosa che più spesso sentiamo nelle televisioni, nei giornali, è una critica al mondo dei giovani, mentre invece la grandezza di Irene Cattarella è quella di non criticare, ma di comprendere ed eventualmente di aiutare, tramite ciò che è più onesto possibile, una presa di coscienza, no? Del fatto che un conto è Carducci che vive nella sua epoca, un conto invece è la poesia contemporanea che deve descrivere i nostri tempi e deve anche rendersi sensibile, rendersi comprensibile. Ecco, non abbiamo però detto una cosa fondamentale, il titolo di questa raccolta di poesie è appunto Hashtag Canto Anima. Esattamente, con i famosi neologismi, perché sempre per andare incontro ai giovani che vanno alla ricerca, come abbiamo visto anche recentemente, di linguaggi nuovi, che li caratterizzino, che diano originalità al loro essere in questo periodo, ecco allora, lo sai, io invito tutti a creare il proprio linguaggio e ho creato dei neologismi che sono formati dall'unione di due parole. L'unione di due parole ne crea un'altra che ha un valore ancora maggiore dell'altro, nel senso che ha un altro significato, anche se ci sono delle poesie in cui metto l'hashtag di fronte a un'unica parola, perché anche un'unica parola può diventare ed è una parola universale. E dicendo, mi collego a quello che hai detto tu, come possiamo pensare che i nostri giovani si avvicinino alla cultura se le persone di cultura li considerano già in maniera negativa? Se noi consideriamo una persona in maniera negativa, anche se non glielo diciamo con la voce, lei ci sente, lo capisce. Se già noi vediamo una persona che ci fa antipatia, no? Vediamo che la persona già ci guarda male, non gliel'abbiamo detto, perché? E allora, se noi dobbiamo veramente nobilitare, attraverso, come dicevi tu, la cultura, la bellezza, i giovani, dobbiamo credere in loro. E dobbiamo Certo. credere che sono capaci di fare cultura. A modo loro, ovviamente, con i loro strumenti, e lo sai, possono anche insegnarci qualcosa, perché a me questo modo di fare poesia me l'hanno insegnato loro, guardando appunto il linguaggio su internet. È molto interessante, poi è molto coerente, perché comunque anche l'arte dal figurativo è poi trasmutata nel contemporaneo, che è il non figurativo, l'informale. Ecco, la poesia necessitava proprio di questo dropping, di questa trasgressione, nel senso di andare oltre il confine. E pochi forse hanno anche il coraggio di creare della poesia che non sia snob. Possiamo dirlo? Hai ragione, perché l'ultima tendenza della poesia era stata quella di usare paroloni molto complessi, arzigogolati, perché quello era fare poesia. E invece no. La poesia è usare anche la parola, diciamo, più forbita, per carità, ma prima di tutto è qualcosa di immediato. Io te lo dico in anteprima, proprio questa notte ho creato dei versi. Oh, Sì, ho creato dei versi che ti voglio dire in anteprima perché non li ho ancora grazie. comunicati a nessuno e ho scritto così: corriamo dietro il tempo per cercare di acchiapparlo e fermarlo con le parole, per sentirci accolti, eterni, beati, felici. La poesia fa questo, cioè vuole bloccare il tempo. Ma il linguaggio, il sentimento, l'emozione, la ragione, i pensieri devono essere prima di tutto comprensibili. Poi È un po' come la cucina. la cosa meravigliosa delle tue poesie, che io non posso far altro che cogliere, è che tu non sei la tipica poetessa malinconica, nera, No, scura, non ci che riesco. affascina, perché la figura della boemiana affascina molto. Tu trasmetti dei messaggi di luce. Grazie, Beonita. Ti ringrazio perché veramente mi dai un grande onore, detto da te che sei una donna di cultura, una donna straordinaria, hai colto proprio questo, cioè dobbiamo tirar fuori la nostra voglia di vivere, la forza vitale. Ogni periodo storico ha avuto le sue negatività. Tutti
tutti i periodi storici, non c'è stato un periodo storico in cui tutto è filato liscio come l'olio. Certo, in determinate zone del mondo diverse, però uno non può fare a meno di compartecipare, perché se c'è una guerra in Siria, noi non siamo esenti dal fatto che non sia in Italia, facciamo l'esempio nostro, no? Poi per ora ce l'abbiamo così vicina. In Ucraina, se una donna in Afghanistan viene vessata, umiliata, noi non possiamo restare indifferenti, però dobbiamo dare sempre, ed è questo il messaggio del poeta. Il poeta è capace di dare un messaggio di speranza anche nella situazione più buia, secondo me. Ecco, questo è ovviamente il mio modo di fare poesia. Cioè dire non c'è disperazione. C'è una tristezza sicuramente, ma si può fare qualcosa. E noi sappiamo che i grandi intellettuali hanno cambiato, da lì è partito il cambiamento, sotto tutti i punti di vista. Ecco perché dobbiamo recuperare il valore della parola. E l'hashtag dà questo valore, perché viviamo in un periodo in cui l'hashtag dà il valore della parola. Ma per me il poeta deve essere un portatore di speranza, non vana, perché come vedi si Certo, parte da quello che è la consapevole. qualità, cioè corriamo veramente dietro il tempo. Corriamo, cerchiamo di afferrarlo. L'unico modo che abbiamo per bloccarlo sono le parole. È vero. Tanto è vero che tu lo sai meglio di me, ho citato Carducci, non avremmo nessuna notizia sua se non avesse lasciato le poesie che ha È lasciato. verissimo. È Qui verissimo. c'è ora un progetto di una biblioteca di libri che richiedono libri che poi saranno aperti e fruiti nel 2080 addirittura. Una Pensa un cosa po'. bellissima, esattamente. Esattamente. Cioè, quindi assolutamente sì, secondo me la poesia deve portare speranza, anche se parte da una malinconia, anche se Ecco, parte da una tristezza. mi Sì, leggo dimmi. proprio a questo concetto, anche se parte dalla malinconia, deve portare speranza, deve essere foriera di speranza. Biagio Conte, hashtag Biagio Conte. Un'altra tua poesia che forse parte da una malinconia. Ma porta speranza. Sì, guarda, è incredibile, ma proprio l'anno prima del Covid, questo missionario laico che è vicino a me, lui appunto è morto recentemente, come ben sai, ma operava a Palermo. Un nuovo San Francesco d'Assisi che è arrivato a un certo punto nella sua vita, ha pensato perché gli altri sono poveri, io sono ricco, perché apparteneva a una famiglia molto in vista di Palermo, dice, non è giusto. Si è messo per strada a raccogliere i senza tetto. È riuscito a farsi dare degli edifici dove li accoglie e gli dà da mangiare. Straordinario. Direi di sì. Straordinario. Come lui ha cambiato, cioè non è rimasto inerme appunto di fronte a una situazione, ha cercato di fare qualcosa. Io ho avuto l'onore di intervistarlo, di diventare sua amica, anche di Biagio di Riccardo Rossi, che è il suo braccio destro, quindi ho avuto questo onore e proprio in tempi non sospetti gli ho dedicato una poesia, dove è proprio una poesia, ed è a pagina 68 del mio libro Canto Anima, ed è proprio una poesia in cui io, se noti, metto l'hashtag sul titolo Biagio Sì. Conte, tutto unito, e l'unico hashtag che uso è su una parola, felice, perché la parola felice già di sé, di per sé, raccoglie un po' tutto, perché la felicità è veramente una cosa personale, soggettiva, ognuno di noi è felice per cose diverse, anche se secondo me, e questa poesia lo rispecchia, la vera felicità, io sono d'accordo con Biagio Conte, è quella di aiutare gli altri, il prossimo, non c'è cosa che ci renda più felici. Che è un fine nobile, devo dire, ma io adesso la voglio ascoltare dalla tua viva voce, perché come tu interpreti le tue poesie è davvero un'opera che incanta, una semplicità che è perfezione, come diceva anche Coco Chanel, la semplicità è perfezione. Grazie, la leggo volentieri. A Vada. Biagio Conte. Ascolta la carezza della speranza che ci fa andare avanti e ci incorona con le perle della saggezza che splendono di carità. Aiuta il fratello quando grida in silenzio per il male che lo opprime. Solo così la tua casa interiore sarà una reggia ricolma di ogni sostanziale provvidenza. Solo
Solo così risanerai tutte quelle ferite che piagano il corpo e dilaniano lo spirito. Solo così tu sarai tu, felice nella pienezza del tuo essere. E Questa è quel la poesia. felice, e quel felice evidenziato. Un'unica Esattamente. parola che però racchiude un cosmo e il segreto di vivere con grazia questa vita. Sì, Beonida, perché noi siamo e tu lo sai. Noi, secondo me, siamo nati per esprimere quello che siamo, ma in realtà andiamo tutti alla ricerca della felicità. E poi diventa beatitudine, estasi, chiamala come siamo a diversi livelli, no? Gioia, letizia, ma siamo tutti alla ricerca della felicità. Siamo tutti desiderosi di trovare qualcosa che riempia veramente la nostra anima, il nostro cuore, che ci faccia sentire veramente soddisfatti e appagati. E non c'è nulla. Nulla superiore a questo, cioè ad aiutare gli altri. E noi lo possiamo fare con il nostro lavoro quotidiano. Sarebbe bellissimo svegliarci la mattina e pensare di fare il nostro lavoro chiedendoci come possiamo fare il nostro lavoro riuscendo ad aiutare chi ci sta vicino. Questo è nobilitare anche il nostro lavoro. Quindi anche, come dici tu, nella semplicità, nella quotidianità, ognuno può essere felice se oltre a pensare a se stesso, è biblico, ama il prossimo tuo come te stesso, pensa pure e soprattutto agli altri. È il concetto della carità. Esattamente, inteso come tu dici giustamente, il fatto che è dando che si riceve. Esatto, dando si riceve. Non siamo spesso, diciamo, indirizzati a pensarla così perché la società purtroppo sta un po' diventando materialista, esibizionista, egoica e quindi avere degli interpreti di questi concetti sacri in modo così anche comprensibile. Per, ad esempio, me che sono una persona che non si ciba di teologia, è davvero qualcosa di molto importante, veramente molto importante, perché la crisi della spiritualità, sta portando l'uomo verso il materialismo, il tecnicismo, e dobbiamo ricordarci che siamo prima spirito, no? Assolutamente. Noi siamo carne inverbata, siamo carne anima, cosa che io dico anche corpo anima, sono altri neologismi che io cito nelle mie poesie. Assolutamente sì. Ma allora è facile, perché quando noi ricerchiamo la felicità, come dicevamo poco fa, cominciamo a provare, no? Allora, uno c'è chi comincia a provare ad avere tutto, tutti i possibili oggetti, i possibili immaginabili, e si accorge di non essere felice. Poi, cioè, bisogna fare le prove. Perché non provare pure con la spiritualità? Cioè, con un rapporto anche con un essere, no? Divino, che uno può chiamare come vuole. Io chiamo Dio, sono molto, tu lo sai, molto credente. Certo. Ho studiato storia delle religioni, i testi sacri sono straordinari in questo, ci aprono questi mondi, ecco perché spiego e faccio il commento biblico ogni domenica. Ma uno fa le prove, perché non si prova? Proviamo ad aiutare gli altri e poi proviamo come ci sentiamo. Ecco, Irene, dove possiamo trovare i tuoi commenti biblici? Allora, i miei commenti biblici si possono trovare sulla mia pagina Facebook Irene Catarella, che è una pagina mia personale, su Comunità Ecclesiale di San Giovanni Gemini, sempre sulla pagina, appunto, pagina Facebook della Comunità Ecclesiale, si possono trovare lì soprattutto, Quindi ogni perché domenica, per chi da casa ti sta ascoltando adesso, rinnoviamo l'invito ad ascoltarti anche in una veste di interprete delle Sacre Scritture, che è davvero qualcosa di nobile e che serve soprattutto sui social, dove spesso si accendono questi focolai di rabbia, di aggressività, di bullismo. Avere qualcuno che porta un messaggio di elevata spiritualità è davvero un'opera necessaria. Ecco, parlando di ruolo della poesia e di confronto con l'attualità, c'è un'altra tua poesia che bisogna assolutamente citare oggi, dove le donne in alcuni paesi sono purtroppo vittime di violenza, una violenza acre, sì. tremenda. Ecco, tu hai pensato anche a questo, parliamone. Sì, ho pensato anche a questo, Beonida. Ho pensato la cosa più terribile che si possa fare è cancellare l'identità di una persona. Ecco perché quando ho visto le donne, in questo caso parlo delle donne afghane, coperte con il burqa,
per cui sono, le ho definite io, infatti la mia poesia si intitola Hashtag Anonime Presenze alle donne Interessante. afghane. Sì, è Interessante. terribile togliere l'identità a una persona perché è come se non avesse mai vissuto. Credo che la violenza maggiore che si faccia a queste donne sia proprio questo. Allora ho voluto dare voce a queste donne è anche una voce di speranza nei loro riguardi, per dire loro che non li abbandoniamo, noi sorelle di tutto il mondo. E da lì è nata questa poesia. Sì, Brava, finalmente qualcuno lo fa. Certo, allora se vuoi io la leggo, perché mi ti farebbe ascolto molto piacere volentieri, leggere. ti ascolto volentieri. Hashtag anonime presenze alle donne afghane. Anche le donne di Kabul guardano il mondo come noi, ma attraverso una rete che lo scompone e lo deforma. Vestite di prigioni ambulanti, vivono ignorate come fantasmi di nessuno, perché alcuni, dimenticando di essere umani, hanno decretato di annullare le loro esistenze, rendendole anonime presenze. Non vi abbandoneremo, amate donne e sorelle. Non sarete più delle morte vive che non sanno di niente, perché trasmuteremo in luce canora le vostre ombre silenzi e tornerete a vivere come lucciole che accendono di libertà il buio notte di chi ancora assurdamente impedisce al proprio simile di essere. Come vedi qua a Beunida ci sono tanti neologismi, oltre anonime presenze, donne e sorelle, che è riferito a noi, che dobbiamo proprio essere loro Certo. portavoce, aiutarle, morte vive, che è riferito a loro, sempre negativo, luce canora, perché è proprio il simbolo dell'espressione, della manifestazione dell'essere, ombre silenzi, che è quello a cui loro, diciamo, sono ridotte in questo momento. E noi però accenderemo questo buio notte, perché è il buio Meraviglioso. notte della mancanza di esistenza. Buio, notte, molto, molto forte, anche ombre silenti, luce canore mi ha colpito. Ecco, quando reciti una tua poesia, quando la interpreti, devo dire che la modalità di espressione del tuo linguaggio ha una peculiarità, quella di far entrare immediatamente nel cervello di chi ti ascolta il concetto, perché non ci sono fronzoli, non ci sono barocchismi. Con questa sintesi cesellata, la persona che ascolta capisce, comprende. Ed è una tematica molto, molto Grazie. importante, perché io stessa, peraltro, ho fatto un po' di attivismo sulla problematica delle donne sottoposte al fondamentalismo islamico, sono stata molto vicina alle posizioni della Fallaci e ritengo che una donna della cultura che abbia questa sensibilità sulla questione dello jihad, che non è una questione da poco, non è soltanto un vezzo religioso come alcuni lo intendono, ma proprio una sottomissione della donna. Guardiamo quello che succede in Iran. Quello che succede in Iran è gravissimo. Adesso stanno creando Gravissimo. delle bombe in grado di accecare le ragazze. Insomma, una questione davvero delicata e voi testimoni della cultura avete proprio il ruolo di sensibilizzare le coscienze. Credo che sia fondamentale questo. Se la cultura non ha questo, come dici tu, questa mission di sensibilizzare le coscienze, ha veramente fallito. Lo fa attraverso la bellezza, sicuramente, in questo caso Certo. la poesia della parola e del verso, però deve assolutamente, perché deve smuovere gli animi, deve smuovere le coscienze, risvegliarle queste coscienze, perché quando una cosa non è giusta, non si può rimanere in silenzio, tant'è vero che tu ben sai che io le poesie le ho scritte pure in inglese. C'è il testo in Certo. inglese a fronte per renderle proprio universali, visto che per ora l'inglese, diciamo, è la lingua, no? Che si parla un po' dappertutto. Proprio per questo. E devo dire che ho avuto dei riscontri, devo essere sincera, sono molto contenta, perché questa traduzione in inglese con testo a fronte, fatta da una mia professoressa, mi ha aiutato questa mia professoressa di scuola, sì, che si chiama Nazarena Tuzzolino, la ringrazio. Questo mi ha permesso di vincere il premio Malta
il premio Mayeni. Oh, proprio qui volevo arrivare in chiusura di questa puntata. Parliamo di questi due premi. E allora, devo dirti che è stato per me una cosa straordinariamente meravigliosa essere riconosciuta a livello internazionale, perché tu sai che il mio intento è quello di diffondere un messaggio, soprattutto tra i giovani. Infatti invito tutti i professori dei licei, delle scuole medie a invitarmi, andrò volentierissimo nelle scuole per fare questo, anche in tutto il mondo. E il fatto di essere riconosciuta, quindi vuol dire che è stato anche a livello mondiale questo linguaggio nuovo fatto con gli hashtag, quindi sia in un altro continente, ovviamente in continenti diversi, questo veramente mi onora e mi fa felice. Anche perché, come ben sai, si sta avvicinando la Shoah, il giorno della memoria. Certo. E io ho dedicato delle poesie pure a questa tematica e quindi anche lì la diffusione di una violenza che non deve essere più fatta, del messaggio di una violenza che non Certo. deve più avvenire assolutamente. E a tal proposito ringrazio la senatrice Liliana Segre, che a cui ho dedicato una poesia che mi ha onorata pure del suo commento, gradendo pure, diciamo, quello che io avevo scritto. Allora, attenzioneremo le tue prossime uscite, ormai giornata della memoria tra pochissimi giorni e poi faranno anche parte della nostra rassegna culturale, perché è sempre importante ricordare queste tematiche e soprattutto svegliare le coscienze. La regia purtroppo mi fa il segnale rosso, siamo in dirittura d'arrivo di questa puntata, io non posso che essere onorata ancora una volta di aver potuto interloquire di tematiche così nobili con una esponente del mondo culturale a livello nazionale ed internazionale, Irene Cattarella. Grazie. Grazie a te, Beunida, grazie sempre di questa possibilità che mi dai e poi interloquire con te per me è una gioia infinita. E soprattutto salutiamo i nostri telespettatori e tutti i tecnici che hanno permesso questa trasmissione, oltre che te. Grazie ancora Irene, un carissimo abbraccio, ci vediamo spesso tramite telematico, ma presto tramite appunto la tua venuta qui in Veneto, in Padova e Venezia. Ti aspetto come gradita ospite. Un caro abbraccio, cari Assolutamente. amici. Noi ci diamo appuntamento sulla stessa rete, alla stessa ora, la prossima settimana, su Caffè TV24, con un altro esponente del mondo culturale. A presto.